Buongiorno, bentrovati, siamo nello stand della Regione Lombardia insieme all'assessore al turismo e alla cultura e marketing di territorio, Lara Magoni, che è anche campionessa di sci, lo ricordiamo per chi non l'avesse riconosciuto. Ecco, assessore, qual è il rapporto tra la Regione Lombardia e turismo? È un volano decisamente molto importante, soprattutto perché la Regione Lombardia è sempre stata conosciuta sotto la forma economica e industriale. Invece il patrimonio che noi abbiamo all'interno dei nostri capoluoghi, nei nostri piccoli borghi, è talmente immenso che deve essere conosciuto. I dati lo dimostrano, abbiamo avuto 40 milioni di presenze e a fronte di questo si può comprendere che tanta gente oggi che trova Lombardia forte. Perfetto. So che la Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di siti patrimonio UNESCO. Ecco, quanto è importante avere questi siti all'interno della propria regione di appartenenza? Allora, Regione Lombardia si pone al primo posto nazionale con 11 siti UNESCO su 54 nazionali. È evidente che è una regione ricca di opportunità culturali, dove il mio collega assessore alla cultura Galli sta facendo un ottimo lavoro affinché possano diventare di gestione regionale per essere utilizzati al meglio come promozione. Assessore, quali sono i sogni nel cassetto per il 2019 e anche il futuro? Siccome vengo dallo sport e ho imparato che quando c'è un leader bisogna seguirlo, in Regione Lombardia abbiamo Milano, che in questo momento è una città metropolitana internazionale che fa da sola 8 milioni di persone, di turisti. Proprio affiancandoci al driver di Milano, sono certa che i piccoli borghi di Regione Lombardia potranno essere rivalutati e promossi al meglio. Il mio compito quindi come Regione Lombardia sarà portare a conoscenza tutti i piccoli squilli di Regione Lombardia. Invitiamo tutti i turisti a venire direttamente in Lombardia a visitare tutti i siti. Ringraziamo l'assessore Magoni e diciamo allo studio. Grazie, arrivederci. Perfetto.